Ciao, oggi lavoriamo uncinetto e prepariamo queste bellissime mattonelle col fiore africano. Vi mostro questa mattonella in due versioni. Questa è la rivisitazione di Oana, quindi vi lascio il link in descrizione al video originale. E questa invece è il fiore africano originale. Quindi come base ci servirà questo fiore, che sarà uguale per entrambe le mattonelle. Andiamo subito a vedere come fare. Cominciamo lavorando un cerchio magico, quindi arrotoliamo il filo tra le dita in questo modo e andiamo a tirar fuori con l'uncinetto un cappietto dal cerchio, così. Ora andiamo a chiudere la maglia e conterà come prima catenella, poi andiamo a fare altre 2 catenelle. Questa sarà la nostra prima maglia alta. Ora andiamo a realizzare la seconda maglia alta in questo modo. Facciamo una catenella e poi continuiamo così, 2 maglie alte e una catenella per un totale di 8 volte. Quindi perfetto, andiamo a intervallare 2 maglie alte e una catenella fino alla fine del giro. Dobbiamo avere 8 gruppi di 2 maglie alte e 8 spazietti di una catenella. Quindi continuiamo così, 2 maglie alte, una catenella e terminiamo il giro con una catenella. Poi andiamo a chiudere il cerchio nella terza catenella delle prime 3 catenelle che abbiamo lavorato. Ecco qui, questo è il nostro cerchietto con gli spazietti dove andare a lavorare il secondo giro. Quindi taglio il filo e cambio colore. Infilo l'uncinetto, scusate, proprio nello spazietto di una catenella e vado ad agganciare il mio nuovo colore in questo modo. Quindi vado a realizzare in totale 3 catenelle che sono la sostituzione della mia prima maglia alta. Poi vado a lavorare la mia seconda maglia alta, sempre nello stesso spazio, 2 catenelle e altre 2 maglie alte. Punto l'uncinetto sempre nello stesso spazio. Bene, in questo modo. Ecco qua, 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Ora mi vado a spostare nel secondo spazietto, quindi questo qua, e vado a lavorare ancora 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Quindi vado a ripetere questo schema per tutti i miei spazietti. Bene, ottenuti i miei 8 petali, perché queste sono le basi dei miei 8 petali, vado a chiudere il giro puntando l'uncinetto nella terza catenella di inizio giro. Vi faccio vedere un po' meglio, 1, 2 e 3. Punto l'uncinetto e vado a fare una maglia bassissima e così chiudo il mio giro. Ora, sempre con lo stesso colore, vado a fare delle maglie bassissime fino ad arrivare nello spazio di 2 catenelle. In questo modo. Ecco qua. Chiuso il mio giro, queste sono le basi dei miei 8 petali. Ora vado a lavorare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta. E poi vado a lavorare altre 6 maglie alte per un totale di 7 maglie alte. In questo modo.
Benissimo, questo è il mio primo petalo. Quindi ora vado a saltare questo spazio e inserisco l'ago, l'uncinetto in questo spazio di 2 catenelle e vado a lavorare 7 maglie alte. Quindi così continuo così fino alla fine del giro. Vado a lavorare in ogni spazio di 2 catenelle 7 maglie alte. Ecco qua, in questo modo completo il giro e poi vado a chiudere il giro nella terza catenella 1, 2 e 3 dell'inizio del giro. Quindi vado a chiudere con una maglia bassissima. Ora faccio una catenella per assicurarmi il filo, taglio e sono pronta per assicurarmi i fili. Bene, ora vado a assicurare il mio filo, quindi lo sposto con un ago vicino a quell'altro. Ecco qui, così che stando vicini posso fare un nodino. Io purtroppo non mi fido di lasciare il filo solo nascosto in mezzo al lavoro come fanno le vere professioniste. Io ho bisogno di fare il nodino per essere sicura che poi il mio lavoro non si sciolga. Quindi ora vado a prendere il filo del centro e vado a fare questo giro di punti bassi. Ecco qua. E vado a inserire l'uncinetto proprio nella prima maglia del mio petalo, quindi dei miei 7 punti alti. Scelgo il primo, vado ad inserire l'uncinetto, tiro fuori il nuovo filo e lo chiudo in questo modo. Ora vado a inserire l'uncinetto sempre nello stesso punto. Ecco qua, e vado a lavorare un punto basso. Questo è il mio primo punto basso. Quindi vado a lavorare altre 6 maglie basse, cioè una maglia bassa per ogni maglia di base. Questo giro è molto semplice ma fondamentale. Ora vediamo un attimino in questo punto che è un po' più difficile. Osserviamo, adesso vado a lavorare un punto basso allungato puntando l'uncinetto qui e il successivo lo lavorerò in questa maglia. Ecco qua, quindi uno l'ho lavorato qui, uno lo lavorerò qui e il successivo lo lavorerò proprio qua. Quindi osservate il lavoro, vado a fare un punto allungato in questo modo e poi lo vado a chiudere. Ora sposto un po' la maglia che ho appena lavorato per entrare proprio nella prima maglia delle 7 maglie alte del secondo petalo. Ecco qua, e quindi semplicemente continuo così fino alla fine del mio giro, ricordandomi che quando finiscono le mie 7 maglie alte vado a lavorare un punto lungo, un punto basso allungato. Ora termino il filo proprio con un punto basso allungato e vado a puntare l'uncinetto proprio sul mio primo punto, ecco qua, e lo chiudo con una maglia bassissima. Taglio il filo che adesso cambierò colore. Ecco qua, il fiorellino è pronto. Questi fiori già sono stupendi così, da usare in qualsiasi progetto, ci piace anche per decorare qualcosa, ma ora andiamo a vedere come realizzare la nostra prima mattonella. Dobbiamo eseguire, cominciare il giro proprio su una maglia bassa allungata. Ecco, vi faccio vedere un po' meglio. In questo punto andiamo a inserire l'uncinetto proprio sulla maglia allungata. Benissimo, vado ad assicurare il mio nuovo filo con una maglia in questo modo. Ecco qua, e poi vado a lavorare la mia seconda catenella. Ora
Ora vado a lavorare una maglia bassa saltando la prima maglia, quindi vado ad entrare nella seconda maglia disponibile e vado a lavorare per le successive 3 maglie una maglia bassa, quindi lavoro 4 maglie basse nelle 4 maglie basse di base. Bene, ora salto le altre 2 maglie e vado a lavorare nella maglia bassa allungata, quindi faccio una catenella, filo sull'uncinetto 2 volte, salto 2 maglie, vado nella terza che sarebbe la maglia allungata di base e vado a lavorare una maglia doppia alta senza fare l'ultimo passaggio, quindi la lascio in sospeso. Ora vado a lavorare un'altra maglia doppia non chiusa, sempre nello stesso punto, in questo modo. Ora filo sull'uncinetto 2 volte e vado a lavorare la terza maglia doppia alta, in questo modo, chiudendo poi nell'ultimo passaggio tutte le maglie insieme. Così vado a lavorare 3 catenelle. Ecco qua, sto lavorando un punto puff e ora ne vado a lavorare uno, sempre puntando l'uncinetto nella stessa maglia di base, quindi 3 maglie doppie alte senza chiuderle e poi le chiuderemo tutte insieme. Quindi la seconda, ricordiamoci sempre che la maglia doppia alta si fa passando il filo 2 volte sull'uncinetto, e nella terza maglia, nell'ultimo passaggio, le maglie le chiudo tutte insieme e poi faccio una catenella. Ora vado a saltare 1-2 maglie di base, nella terza maglia vado a lavorare una maglia bassa e nelle successive 3 maglie lavoro altre 3 maglie basse per un totale di 4. Bene, ora in questo punto salto una maglia di base, faccio una catenella, salto una maglia di base e vado a lavorare una maglia alta sopra la maglia alta di base, poi salto, faccio una catenella, salto una maglia e vado a lavorare 4 maglie basse nelle successive 4 maglie. Ecco qua. Ecco qua, facciamo i lati, gli angolini e lo facciamo per tutte e 4 le volte. Quindi su una maglia bassa allungata facciamo un angolino, cioè 2 punti puff separati da 3 catenelle, e in un punto allungato facciamo una maglia alta semplice. Quindi ora siamo pronti per il giro successivo, agganciamo di nuovo un filo di colore diverso, io in questo caso ho scelto il colore dei petali, e semplicemente vado a lavorare nell'angolo 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte, poi vado a lavorare una maglia alta in ogni maglia disponibile. Ecco qua, in questo modo. Questo giro è semplicissimo, lavoriamo solo nell'angolino 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte, e nei lati andiamo a lavorare una maglia alta in ogni maglia di base. Ora chiudiamo puntando l'uncinetto nella seconda maglia, nella seconda catenella. Ecco qui, la mattonella è pronta. Ora, se vogliamo utilizzarla così, possiamo fare un giro di punti bassissimi. Quindi io ho scelto il colore del centro del fiore, lo vado a agganciare nella prima maglia e poi nella seconda maglia tiro semplicemente fuori i 2 fili, li lavoro insieme, poi lascio andare la codina e continuo a lavorare una maglia bassissima in ogni maglia di base. La maglia bassissima, basta prendere con l'uncinetto il filo, passarlo attraverso la maglia di base e attraverso la catenella che sta sull'uncinetto. Ecco qua,
Ora vi faccio vedere un trucchetto quando abbiamo chiuso il giro per chiudere più pulito il nostro lavoro. Quindi infiliamo il filo sul lago e poi andiamo a fare questo lavoro. Passiamo l'ago dietro i due fili della prima catenella, del primo punto bassissimo, in questo modo. Quindi stiamo realizzando un punto bassissimo con l'ago praticamente, ecco qui. Passiamo con l'ago attraverso questi due filetti, ecco qua, tiriamo leggermente, andiamo ad appiattire bene il filo e poi andiamo a inserire l'ago nella maglia precedente, questa qua, in questo modo. Molto semplice, abbiamo realizzato una chiusura pulita e invisibile. Ecco qua, ora assicuriamo i fili e il nostro lavoro è terminato. Con questa mattonella potete realizzare tantissimi progetti, copertine, maglioncini, borse, sciarpe o anche delle presine, facendo semplicemente una catenella alla fine e chiudendola a cerchio. Ecco qui. Ora andiamo a vedere come fare la rifinitura di questo fiore, di questa mattonella. Quindi andiamo a fare un giro di punti mezzi alti e vediamo in che modo. Praticamente dobbiamo lavorare qui una maglia alta, al centro del petalo un aumento, e lo facciamo per tutto il nostro fiore. Quindi cominciamo agganciando il filo nella maglia successiva alla maglia alta allungata. Quindi aggancio il filo del nuovo colore, io ho scelto per questo fiore un verde, e vado a lavorare 2 catenelle. Scusate, mi sto impicciando con i fili. Poi vado a entrare dietro la maglia in questo modo e vado a inserire l'ago nella maglia alta del giro precedente. Passo il filo attraverso, quindi esco dietro il lavoro una maglia bassa e 2 catenelle. Questa sarà la mia prima maglia alta. Ora filo sull'uncinetto, passo da dietro la maglia bassa in avanti, in questo modo, e poi vado a puntare l'uncinetto nella maglia alta corrispondente, cioè la stessa maglia dove ho lavorato questa maglia bassa. Quindi passo il filo attraverso e mi ritrovo dietro il lavoro e vado a realizzare la mia maglia alta. Ecco qua. Continuo così, ve lo faccio vedere ancora una volta, uncinetto da dietro verso davanti attraverso la maglia bassa, da davanti a dietro attraverso la maglia alta e poi l'uncinetto torna indietro attraverso la maglia alta e attraverso la maglia bassa. A questo punto posso chiudere la mia maglia alta, ecco qua. In questo modo il giro di punti bassi verrà disegnato davanti. Ora, arrivata la quarta maglia alta, continuo a lavorare sempre nello stesso punto, realizzando un'altra maglia alta, quindi un totale di 2 catenelle e altre 2 maglie alte. Questo lo facciamo puntando l'uncinetto sempre nello stesso punto di base, ecco qua, e questo sarà il nostro aumento. Quindi lavoriamo le successive 3 maglie alte.
Benissimo, ho realizzato i miei primi 3 punti alti, poi nel quarto ho realizzato 2 punti alti, 2 catenelle, 2 punti alti e poi ancora 3 punti alti nei punti successivi. Vado a lavorare un punto alto puntando l'uncinetto nella maglia allungata davanti al lavoro in questo modo. Quindi punto l'uncinetto proprio in quella maglia e vado a lavorare una maglia alta. Ecco qua. Ora vado a ripetere sempre questa sequenza, quindi vado a lavorare le maglie così come abbiamo visto, 3 punti alti, vado a fare l'aumento e 3 punti alti e continuo così fino alla fine del mio giro. Quando arrivo alla fine vado a lavorare una maglia alta puntando l'uncinetto nella maglia allungata, ecco qua. E poi vado a lavorare un punto basso nella seconda catenella e chiudo il mio giro un punto bassissimo. Bene, questo fiorellino è meraviglioso anche così e anche in questo caso lo userei in questo modo per tanti altri bei lavori. Ma adesso vediamo come realizzare questo giro, quindi riprendiamo il filo giallo e andiamo a lavorare. Quindi come vedete un petalo sì e un petalo no, andrò a lavorare gli angoletti, ecco qua, uno qua, salto un petalo, salto un petalo e poi vado nell'altro, salto un petalo e vado nell'altro, salto un petalo e vado nel successivo e vado a lavorare tutti i miei angolini. Ora vediamo, cominciamo proprio puntando l'uncinetto sopra alla maglia allungata. Ecco qua, spero che si vede bene, vado a puntare l'uncinetto proprio sulla maglia alta in corrispondenza della maglia allungata e vado ad agganciare il mio nuovo filo che ho preso sempre il giallo come il centro del fiore e il giro di punti bassi intorno ai petali. Quindi vado a realizzare, un attimino che sono sempre impicciata con il filo, vado a lavorare un totale di 4 catenelle che sarebbero la mia prima doppia maglia alta. Puntando l'uncinetto sempre nella stessa maglia di base vado a lavorare altre 2 maglie doppie alte, quindi filo sull'uncinetto 2 volte e poi vado a chiudere a 2 a 2 fili così, e queste sono le mie prime 3 maglie alte. Ora punto l'uncinetto proprio nell'angolino del mio aumento, quindi sotto le mie 2 catenelle, e vado a realizzare una maglia bassa. Ora salto una maglia di base, nella successiva vado a lavorare un'altra maglia bassa. Vado a lavorare altre 3 maglie basse, nelle successive 3 maglie di base, quindi ho un totale di 4 maglie basse. Ora salto 2 maglie, una maglia, e vado nella successiva e lavoro 4 punti bassi. Benissimo, ora mi ritrovo un'altra volta vicino al mio aumento, quindi salto una maglia, vado al centro delle catenelle e vado a lavorare un'altra maglia bassa. Ora mi preparo per l'altro angolino, quindi 2 fili, 2 volte il filo sull'uncinetto, entro nella maglia alta in corrispondenza alla maglia allungata e vado a lavorare nello stesso punto 3 maglie doppie alte, quindi filo sull'uncinetto 2 volte e poi chiudo a 2 a 2 fili e vado a realizzare i miei 3 punti doppi alti, vado a lavorare 2 catenelle e vado a lavorare di nuovo 3 punti alti doppi, tutto puntando l'uncinetto nella stessa maglia di base. Bene, dobbiamo semplicemente ripetere lo schema
così come l'abbiamo iniziato. Quindi chiusa la mia terza maglia doppia alta, vado a chiudere con una maglia bassa nell'aumento, salto, vado a ripetere 4 maglie basse nelle successive 4 maglie di base, salto una maglia, lavoro un'altra, altre 4 punti bassi e poi ricomincio da capo. Ecco qui. Quindi ecco come termino il mio lavoro. Ho fatto l'ultimo punto basso sotto le mie 2 catenelle, ora vado a lavorare 3 punti doppi alti dove avevo già lavorato i miei 3 punti alti doppi dell'inizio del giro. Ecco qua, praticamente avevo lavorato solo mezzo angolino, adesso vado a lavorare il mio secondo mezzo angolino. Bene, quindi 2 catenelle e vado a chiudere nella quarta catenella d'inizio giro con una maglia bassissima. Ecco qua. E anche questo filo lo posso tagliare. Ecco qua. È meraviglioso. Ora dobbiamo fare un giro di punti mezzi alti. Molto semplice, andiamo a vedere come fare. Quindi comincio a lavorare dall'angolino e vado ad aggiungere il mio filo. Ho scelto sempre il filo verde del contorno del fiore e vado a lavorare 3 catenelle che sarebbero la mia prima maglia alta, 2 catenelle che sarebbero la mia prima mezza maglia alta e poi vado a lavorare un'altra mezza maglia alta. Vado a fare 2 catenelle e ripeto la mezza maglia alta. Ecco qua. La maglia mezza alta si lavora passando il filo sull'uncinetto una volta e poi chiudendo tutte insieme le maglie in una volta. Quindi vado a lavorare nelle successive 3 maglie doppie alte di base, 3 maglie, 3 mezze maglie alte. Ecco qua. Ora con la tecnica che abbiamo usato prima andiamo a fare 3 maglie, scusate, 10 maglie mezze alte puntando l'uncinetto da dietro ad avanti le maglie basse e poi dentro la maglia alta da davanti verso dietro. Passo il filo attraverso e chiudo la mia mezza maglia alta. Queste saranno 10. Quindi vado a lavorare queste 10 mezze maglie alte in questo modo, così anche in questo punto il giro di maglie basse descriveranno bene il contorno della mia mattonella. E quando arrivo a questo punto vado a lavorare normalmente puntando l'uncinetto nella maglia di base. Vado a lavorare le mie 3 maglie mezze alte. Ecco qua. Una, due e tre. Arrivato a questo punto vado a ripetere. Vado a fare 2 maglie mezze alte, 2 catenelle e 2 maglie mezze alte per fare il mio angolino e poi ripeto da capo fino ad arrivare alla fine del giro. Thank you.
Bene, la mattonella potrebbe essere finita qui, ma se volete potete fare un giro di maglie o mezze alte o alte e poi fare la descrizione del bordo come abbiamo fatto prima. Ricordiamoci che negli angoletti va fatto sempre la ripetizione di due maglie e due catenelle e due maglie. Ecco qua. Questo è il mio progetto per oggi. Spero che vi sia piaciuto, vi faccio vedere i miei vecchi lavori. L'ho usato per fare questa borsettina, che era un completo con il vestito della comunione di mia figlia. E ecco qua, l'ho rifinito con un punto gambero, che è uno dei miei punti preferiti. Ho fatto la cordicina semplicemente con delle catenelle. E poi ho fatto il top proprio incordinato per il suo vestitino. Quindi questo è il top con queste bretelline bellissime, secondo me molto carino. E sotto c'era applicata una gonna molto leggera bianca. Ecco qua, un'altra idea di come usare queste mattonelle. Ho fatto anche un giacchettino del quale però non ho le foto. Spero che il video ti sia piaciuto e ti sia in qualche modo utile. Lasciamelo detto in un commento e dimmi anche quale sarebbe il tuo progetto ideale con queste mattonelline. Iscriviti al canale per non perdere i prossimi aggiornamenti. Attiva la campanellina. Ciao, al prossimo progetto!